Oltre 25 tamponi positivi in poche ore e allarme Covid a Santo Stefano Quisquina che rischia di diventare zona rossa. E il sindaco Francesco Cacciatore al nostro telegiornale ad evidenziare come già i numeri del contagio siano da zona rossa. Ma i nostri timori sono quelli di non riuscire a bloccare subito questo contagio, questo focolaio che nel giro di pochissime ore purtroppo sta investendo la comunità di Santo Stefano Quisquina. La cosa preoccupante da un punto di vista sanitario è che non sono tutti giovani, giovanissimi, non appartengono allo stesso nucleo familiare, quindi sono tutti diciamo, giovani con amicizie diverse, con frequentazioni diverse e quindi stiamo attentamente valutando i parametri che purtroppo richiede la normativa. Abbiamo avviato un meticoloso percorso di tracciamento, abbiamo individuato da subito tutti i soggetti interessati, siamo riusciti già nella stessa serata di ieri, nella mattinata di stamattina, ad identificare, ad avvisare tutti in modo da celermente effettuare i tamponi, ma il dato che emerge purtroppo anche in questi minuti è assolutamente preoccupante e allarmante. Pare che la situazione sia venuta fuori a seguito di una festa di Cresima. I tamponi sono già stati effettuati ai partecipanti e ai loro contatti, ma verrà fatto uno screening di tutta la popolazione. Già ho chiesto uno screening di tutta la popolazione, stiamo valutando, perché stiamo parlando intanto ancora di tamponi rapidi, quindi ancora non abbiamo la contezza, la certezza dei tamponi molecolari che saranno confermati positivi, anche se dai sintomi purtroppo tutto lo lascia presagire che andremo verso questi numeri. Capirete bene che sono numeri abbondantemente da zona rossa, proprio lo dico abbondantemente perché abbiamo sforato i parametri da zona rossa, ma io ieri sera ho fatto un incontro con tutto il Consiglio Comunale e riteniamo di dover aspettare qualche altro giorno per avere contezza dei dati ufficiali. Fortunatamente i casi emersi finora non sono gravi e non si sono resi necessari i ricoveri. L'appello del sindaco Cacciatore è quello di evitare ogni forma di socialità, pure consentita. Il sindaco di Santo Stefano Quisquina ha chiesto che vengano sospese iniziative scolastiche e religiose, comprese le ulteriori cresime che erano in programma domenica. Abbiamo la situazione sotto controllo, anche i medici di base hanno monitorato un po' tutti i casi, vi sono molti ragazzi, molte persone, perché purtroppo abbiamo anche diciamo, la certezza che per qualcuno si tratti di variante inglese, i classici sintomi da Covid, ma fortunatamente al momento niente di assolutamente preoccupante.